benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi siamo tornati su Minecraft Vaniglia, perché il cioccolato non mi piace. Oggi siamo tornati nella vaniglia. Siccome l'altra volta ero morto come un deficiente, oggi siamo tornati qua. Ho fatto un pochino di lavoro off camera perché non c'avevo voglia di farvi vedere le parti noiose. E questo è quello che sono riuscito a fare. Ho trovato questo villaggio abbandonato molto vicino allo spawn, che io stranamente non avevo visto. Soprattutto non sono riuscito a ritrovare la caverna, nonostante ho riguardato più volte il video scorso. Soprattutto ho trovato un sacco di balle di fieno, quindi le ho rotte e ci ho fatto il pane. Quindi ora per un po' di cibo dovremmo essere a posto. E ho ritrovato un pochino di ferro. E quindi ora ho questo armamentario qua, ho questa casetta qua con tanto di roba e cibo, dovremmo essere a posto per un po'. Comunque questo è quello che sono riuscito a fare. Oggi il nostro compito sarebbe quello di spostarci, perché questo villaggio appunto è abbandonato, quindi non abbiamo niente da fare al momento. Oppure, oddio, dovremmo trovare anche un bel posto dove stanziarci. Direi, ho un secchio d'acqua, magari qua c'è dell'altro ferro, che vorrei almeno farmi l'armatura, che ce l'ho solamente di pelle, o almeno ho solo gli scarpini di pelle, quindi ecco appunto, tipo qua c'è del ferro. C'è un pezzo. Wow, un solo pezzo, pochissimo. Qua scende ancora? Sì, scende ancora un po'. Ce la facciamo ad andare o moriamo come l'altra volta? Qua c'è del ferro. Non so se voi vedete, state vedendo davvero qualcosa, però per il prossimo video magari cercherò di aumentare la luminosità del mio gioco. Ok. Prendiamo questo ferro e torniamo in superficie. Va bene, dormiamo e adesso possiamo... Ho sentito il punto di generazione. Una cosa che vorrei davvero fare è andare nel Nether, perché... Oddio, quanti creeper, ce ne sono tre. Per favore, non mi fate esplodere. Che già... di morire ne ho... Ah! Ok. Non l'ho droppato pochissimo. Comunque, qua abbiamo delle pecore. Direi di ucciderle, perché vorrei farmi ancora un po' di cibo. Non sappiamo per quanto potrebbe durare, o almeno se moriamo. Il punto di generazione me lo setto comunque qua, quindi lascerò il letto che ho, dove ho dormito, perché magari lascio lì qualcosa e magari tornerò in futuro per recuperare qualcosa. Quindi prendiamo anche questi bastoni, perché sono gratis, quindi meglio così. Iniziamo a spostarci, direi di prendere un letto. Qua c'è il pollo. Direi di prendere le due fornaci. Anche questo qua per cuocere, e anche questi due. Questi due sono importanti, perché sì. E vediamo quanto riusciamo a prendere. Ok, vediamo cosa non ci serve, tipo... Costolette di maiale ne abbiamo già abbastanza. Piume ci potrebbero servire, terra no. Un lingotto di ferro ci serve. Le patate ci servono, perché le patate sono abbastanza rare e ritrovarle ci metteremo un po'. Ok, siamo pronti per andare. Ho lasciato là tutto quel resto che non mi serviva. Là c'è un altro creeper. E andiamo ad esplorare in giro. Ok, canne di bambù, questa me le prendo. Al posto di... Oddio, ho trovato tre mappe. Questa è utilissima. Quattro canne di bambù. Cioè, non è bambù, è canne da zucchero. Prendo quest'altro carbone e... guarda un po' qua cosa trovo. Attenzione. Questo è pieno di loot. Magari troviamo il nostro primo diamante. Ok, proviamo. Non ci serve una barca. Siamo già abbastanza... No, i delfini. Se mi avvicino al delfino dovrei avere tipo la possibilità... Ecco, adesso nuoto più veloce. Grazie mille delfini che ci permettete queste cose. Ciao! Mi hai seguito fino a qua, ok. Ah, ce ne sono due. Cos'è? Dai, cosa troviamo qui? Niente. Però delle zucche, attenzione, le zucche sono molto utili. E questa potrei tenerla, sì. Non si sa mai. Queste mele non mi servono. Respiriamo e la indosso, perché potrebbero servirmi. Soprattutto voglio tenermi le mele. Ok, abbiamo un paio di roba. Forse dovrebbe esserci qua un'altra chest, da quello che so.
Sono abbastanza studiato da sapere che c'è sempre un'altra chest con dentro un diamante. Vai! Abbiamo trovato il diamante. Fantastico. C'è anche un po' di lapis, dell'oro, che sarà molto utile per il nuovo minerale, appunto. Semi li lasciamo qui. Prendiamo il diamante. Diamo l'achievement dei diamanti ancora prima di essere andati davvero in miniera. I sapling non mi servono. Questo pezzo di oro lo prenderò al posto della pelle. Queste robe sono pepite, quindi le potrei usare comunque. Ok, eccoci qua in giro. Ho trovato una caverna. Direi di esplorarla. C'è pure del ferro qua in superficie, quindi lo prendo volentieri, ecco. Che il ferro ci serve perché voglio assolutamente farmi un'armatura. Se ci facciamo l'armatura praticamente subito, siamo a posto per un po', ecco. Oddio, dove sono caduto? Un'altra miniera. Va bene. Potrei farmi un paio di torce, questo è vero. Mi voglio fare un paio di torce. Ok, fatto. Ne ho fatte un bel po'. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Oh, un mineshaft. O almeno, sì, credo sia un mineshaft. Mineshaft vuol dire che è molto più facile. Lo spawner, mi dispiace doverlo fare, però... No, 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 questi danno fastidio, questi danno fastidio, questi danno fastidio. No! No! Omae wa mou shindeiru. Nani? Non di nuovo! Dai, 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 devo ritornare sul punto di morte. Devo ritornare sul punto di morte, è una corsa al tempo. Ma dai, io sono proprio molto intelligente, sono proprio una brava persona, no? Adesso devo tornare là a riprendere tutta la roba e c'è pure un gatto. Quante possibilità ci sono di trovare un gatto nel deserto? Dai, dai, devo trovare assolutamente quel posto dove stava. Era tipo là da qualche parte. Ho pure trovato un'ape. Va bene. Dov'è che ho perso tutta la roba? Dov'è quella roba? Dov'è quel posto? Oh, forse era qua. Forse era questa. Forse era questa. No, non è questa. È questa qua? Sì, è questa qua, è questa qua, è questa qua. Questa qua, sì. Questa, è questa. No, non è da questa parte. Dall'altra, dall'altra, dall'altra. Era qui, era qui. Poi sono caduto da questa parte. E lì ci sono i miei torci. Dai, 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 dai. Eccola. Tutta la mia roba. No, no, non di nuovo, 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 non di nuovo. Faccio una roba, faccio una roba, faccio una roba. Questo lo posso fare, attenzione. Ce l'ho, l'ho preso, l'ho preso. Preso! Ho impostato il punto di generazione. Adesso, anche se muoio, dovrei rispawnare lì. Questo è una cosa incredibile. Muori, muori, muori. No, mezzo cuore, mezzo cuore. C'ho il veleno, quindi me lo toglie comunque, anche se risana. Ok, forse questo muoio. No, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Devo andare a rompere il... Ok, però se spawno qua. Ok, ok, funziona. Posso andare a riprendere sempre la mia roba. Cerchiamo di riprendercela senza morire 10 volte. Ok, cercherò di prenderla. Dai, 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 dai. Muori, muori. Cosa? Pure. Va bene. Cerchiamo di riprenderla. No. Ho lo scudo. Ok. Cerchiamo di far... No. Devo morire. Ok. Dai. No, c'è la ragnatela. Io direi, per evitare di morire ancora, cuociamo definitivamente sta roba. E chi se ne facciamo spawnare anche un pollo. Non è spawnato il pollo, fantastico. Allora non sarà una buona giornata oggi. È già iniziato malissimo questo video, quindi fantastico. So già che... Vabbè. L'ho messo già qui dentro, cuociamolo.
Ok, dovremmo farci essere capaci di farci un paio di roba. Almeno ho recuperato un pezzo di armatura? No. Allora facciamo così. Mi faccio una crafting table e la piazzo qua. Ok. Un pezzo di armatura fatto. Adesso controlliamo un attimo qua. Qua c'è questo che mi bloccava, quindi direi di piazzarlo e di riprenderci quest'acqua. Adesso iniziamo a vedere cosa c'è da questa parte. Anche se non ho tutta l'armatura, vorrei prendere. Oddio, eccolo! Eccolo quello che sentivo. Ok, è morto. Adesso non ce ne sono più. Oddio, la mineshaft quando non sei ancora forte. E c'è un creeper. Un cuore! Sì, diciamo che è abbastanza complicato giocare a Minecraft così. Mettiamo a cuocere ancora un po'. Purtroppo non ho trovato carbone, quindi dovrò essere costretto a sprecare il legno che ho preso. Qua da cosa c'è invece? Qua in giro c'è almeno. No, c'è, sono gli scheletri che sono stati la causa della mia morte nello scorso episodio. Qua c'è altro ferro. Ok, ultimo lingotto e ci siamo fatti l'intera armatura. Il problema è stato il fatto che, boh, mi ci sono voluti 20 minuti di registrazione per fare solo fino ad arrivare a questo punto e voi avete visto 10 di tutto quello che è davvero successo, quindi ok. Ok, direi, ha fatto anche l'ultimo lingotto. Direi ora di scappare. E appena ci troviamo in un punto di problemi, facciamo come ho fatto adesso. Punto di spawn, ce lo mettiamo lì e rispawniamo fino a quando non succede qualcos'altro. Cosa mi ha attaccato? Un altro? No, 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 no. Via, via, muori. Ok, risaliamo. E fine, non ne voglio più parlare di caverne fino a quando non avremo almeno un piccone di diamante. No, questo no, perché ci serve il diamante per se vogliamo. Vabbè. Qua si muore. Ok. Scappiamo e non torniamo mai più. Parkour level 100, guarda. Ok, ho trovato un po' di altro ferro decisamente in superficie. E direi che questa la esploriamo nel prossimo episodio. Oh! No! Via, via! Ok. Va bene. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. C'è un creeper dietro di me, non posso neanche mettere in F5. Vabbè, ok, adesso sì. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate per altri video, magari faccio un po' di lavoro off camera e vediamo cosa riesco a fare. Ciao a tutti, ragazzi!